Cristian, allora, partendo dal tuo gol, raccontacelo, visto che sono il protagonista, è stato tutto insieme a Carbò. No, ho visto Carbò che andava sulla corsa, ho detto, ho cercato di seguire l'azione, poi lui mi ha messo una grandissima palla e a me è bastato solo spingerla in porta. Ecco, un po', insomma, la specialità della casa, si è già vista molto in questa stagione. Sì, sì, noi proponiamo un gioco, chi va incontro, chi va lungo, e seguiamo l'azione in tanti e poi chi si trova lì giustamente mette il pallone in porta. Un grande avvio di partita, poi però nel corso della gara siete un po' calati. Cosa è mancato soprattutto nel secondo tempo per farsi ritenere la palla dell'area canatese, che poi invece alla fine è venuta fuori e vi ha messo in difficoltà? Ma al secondo tempo sì, siamo stati un po' in difficoltà, l'area canatese è un po' uscita sul punto di vista del gioco, noi magari siamo un po' calati, abbiamo cercato di difendere, però abbiamo preso il gol e ci ha anche un po' svegliati secondo me, e siamo stati lì con la testa, abbiamo difeso e abbiamo portato a casa 3 punti. Ecco, si diceva qui qualcuno che potevi fare il 10° gol, se forse Berti ti avesse servito quella palla. Ah, sì, avrei potuto, però lì è una frazione di secondo, Tommy ha fatto bene a tirare, se faceva gol eravamo tutti contenti, non c'è stato nessun problema. Comunque 9 gol sono tanti, ecco, sei. Sì, io cerco di trasformare più occasioni possibili che mi capitano. Grazie. No, no, no. Prossima domanda, sì. In vista la prossima gara con la Torres, Big Match, forse che vale già la stagione? Sì, già da domani dobbiamo pensare subito alla Torres, alla partita di domenica contro la Torres. Grazie.